quarta da Gian Paolo Pasi, in uscita con la canzone dell'immortale nella collana di Sensi. Allora Paolo, la canzone è solo spunto, percorso molto più ampio. Sì, diciamo che è uno spunto, è uno spunto insieme a un elemento di rottura. In un mondo descritto all'inizio come molto statico, molto gerarchizzato, un mondo che è fatto a strati e le persone sono valutate come dei prodotti finanziari, hanno un rating esistenziale, quindi ci sono i virtuosi, ci sono quelli che governano, sì, poi gli immortali, poi c'è il popolo dei perdenti, dei retrocessi. La canzone introduce nella storia un elemento dinamico, perché noi nella storia io ho voluto raccontare le vicende in parallelo di un immortale e di un personaggio considerato perdente, un altro autore in declino. Quindi vengono da mondi opposti e una canzone finisce per riunire il loro destino. Loro convergeranno poi su una figura di poeta cantore, perché la canzone diventa per l'immortale un elemento di sfida, un elemento per scoprire una parte che ha dimenticato di sé, cioè la parte mortale, mentre per il cantautore in declino è un'ossessione di cui si deve liberare, una canzone che è un'ispirazione dimenticata che vuole recuperare. Ma il problema della memoria, di essere dimenticati, sì, è un qualcosa che unisce o il lato A e il lato B, queste due vite non vanno in parallelo? Ah, diciamo che parliamo di un romanzo che ha uno sfondo fantascientifico, anche se con una forte connotazione musicale. Diciamo che l'elemento dell'oblio è un elemento necessario per l'immortale, perché per poter riguadagnare delle sensazioni come fossero nuove deve ogni tanto dimenticare alcune cose, consapevolmente. L'oblio invece del protagonista, considerato diciamo in declino, è quello con cui forse abbiamo più a che fare noi mortali. Abbiamo paura di perdere, abbiamo paura del declino anche fisico, e l'oblio suo malgrado, diciamo, di questo cantautore è proprio una canzone che non riesce più a ricordare, un'ispirazione bloccata. Quindi è una dannazione di cui si vuole liberare. E la solitudine che ruolo ha? La solitudine è centrale, soprattutto nelle storie d'amore che entrambi vivono in parallelo, come la ricerca di una solitudine da colmare. L'amore è fatto di distanze che sembrano incommensurabili, no? Cioè di due solitudini che si cercano, questo dice a un certo punto uno dei protagonisti nello scrivere la strofa di una canzone. In fondo è così, c'è cioè la ricerca di entrambi i protagonisti di una canzone da dedicare a una donna, è un modo per cercare di dichiarare un amore fino a quel momento mal dichiarato, che ha condotto anche a una solitudine esistenziale.